10 anni di progettazione che hanno permesso la realizzazione di una dimensione europea dell'educazione. L'Istituto Comprensivo Manzoni di Ravanusa, diretto dal preside Francesco Provenzano, ha ospitato l'evento Cittadinanza e Integrazione, promosso nell'ambito del PON Obiettivo Azione L1. Si tratta di un evento unico e originale, articolato in due momenti. Ieri, presso la Biblioteca Comunale di Ravanusa, si è svolto un incontro di formazione tenuto da Gianna Prapotnik, referente nazionale di Europa dell'Istruzione, sul tema tra cittadinanza ed integrazione. Deve essere un obiettivo nel quale ci si debbono lanciare, si dice, con il cuore, con la testa e con tanta passione e impegno tutte le componenti educative, dunque i dirigenti scolastici, i docenti, le funzioni strumentali, con una grande complicità che si deve in qualche misura ottenere, conseguire sul territorio e dunque con i territori, in una sorta di patto, alleanza educativa, territorio, mondo della scuola, famiglie e naturalmente i protagonisti, cioè gli studenti. Sì. Il Sud sembra lontano da quella che è la dimensione europea, eppure invece con i progetti, con la progettazione, lei fa parte anche dell'Istituto Scolastico Regionale delle Marche, sì. Quindi siamo in Sicilia, con la progettazione all'avanguardia riesce ad essere al passo con i tempi. Sì, lo può fare, lo deve fare, lo ribadiamo, ci sono risorse incredibili che debbono essere utilizzate, che possono essere utilizzate su progettazione e la Sicilia sembra essere così lontana geograficamente, ma in realtà è molto più vicina all'Europa di quanto possiamo immaginare. E qui a Canicattì, anzi a Ravanusa per la precisione, assistiamo a un esempio d'eccellenza per quello che riguarda appunto la progettualità europea internazionale, fruendo certamente dei PON, di questa opzione che è riservata soltanto ad alcune regioni d'Italia, dunque non a tutte, ma fruendone in maniera estremamente intelligente, garbata e competente. Oggi è una giornata anche importante per l'Europa, il premio Nobel per la pace, coincide con questa giornata, un pensiero non può che andare verso anche quello che è l'educazione e l'obiettivo dell'Unione Europea, che vuole uno Stato, un mondo di pace. Sì, assolutamente. Non credo che il buon dirigente scolastico Provenzano avesse intuito solo lontanamente che oggi ci potesse essere questa grande coincidenza. Io sinceramente festeggio da un lato il 10 dicembre come momento appunto celebrativo di un premio molto importante che oggi ad Oslo è stato conferito all'Unione Europea, premio Nobel per la pace, è più che mai da appoggiare e da condividere. Ma festeggio anche, arrivando dalle Marche, con la direzione di un siciliano, del mio appunto direttore dottor Michele Calascibetta, la giornata delle Marche nel mondo. Quindi ho una doppia ragione per essere molto felice e per in qualche misura ancora una volta esortare i giovani a uno studio approfondito della nostra storia, più tardi lo vedremo, e anche a ricordare con particolare intensità il valore che l'Unione Europea ha avuto in questi anni nel garantire la pace, perché questo è, e quindi il premio Nobel per la pace è un premio a mio avviso giustamente assegnato. Nel corso dell'incontro sono stati presentati il piano dell'offerta formativa dell'anno in corso e soprattutto un ricco volume di 94 pagine scritto dal dirigente scolastico Francesco Provenzano, intitolato Il PON a scuola, cittadinanza e integrazione nella dimensione europea dell'educazione. Una guida ragionata dell'intera progettualità ultradecennale dell'Istituto, sia nell'ambito del piano operativo nazionale che nell'ambito dei programmi europei Socrates, prima e seconda fase, e del Lifelong Learning Program. Si tratta del percorso di un'idea che è andata avanti per tanto tempo, come è stato detto, e che ha nella cittadinanza e nell'integrazione i due filoni principali del percorso stesso. La progettualità scolastica, diciamo, che l'Istituto Comprensivo Manzoni ha espresso, ha voluto sempre cogliere questa grande opportunità che il Piano Operativo Nazionale ha dato, ma non solo, perché come è stato già anticipato,
ha voluto cogliere questa opportunità nell'ambito di un contesto molto più ampio della dimensione europea dell'educazione, che ha consentito a studenti, a educatori, docenti e anche a tutta la comunità scolastica e sociale nel complesso, diciamo, più ampio del termine, di confrontarsi in maniera forte, io direi, ma sicuramente in una maniera positiva, in una maniera propositiva, con tante realtà dell'Europa. D'altro canto, la cittadinanza, che è un concetto, diciamo, di cittadinanza che è plurima, si manifesta anche naturalmente vivendo e prendendo parte, acquisendo delle responsabilità già praticamente nel territorio di riferimento, quindi la città di Ravanusa, la provincia di Agrigento, un territorio che naturalmente vive in un momento di marginalità, in un contesto, dico, di marginalizzazione, però evidentemente ha questo slancio, quindi questo slancio che lo porta, diciamo, poi fuori per pensare globalmente e naturalmente per adeguare poi le strategie delle politiche europee in un ambito, diciamo, territoriale. Quindi tra l'altro ci sarà la presentazione di questo libro, di un libro, diciamo, di una pubblicazione che ho cercato di curare nel migliore dei modi, perché si tratta di una pubblicazione un po' che riassume poi tutto il percorso che l'Istituto ha fatto nell'ambito del Piano Nazionale, è stato detto, nell'ambito della cittadinanza è stato pure detto, nell'ambito quindi di quest'idea di condivisione che ha cercato di proporre, diciamo, anche agli altri, ai numerosi e molteplici attori del percorso, che sono veramente tanti, a cominciare dagli studenti, dagli esperti, le figure professionali del territorio, gli ospiti, tutti quelli che sono venuti qui a Ravanusa a testimoniare che un cambiamento si può verificare anche a partire da noi stessi e dal territorio di riferimento. Oggi tra l'altro è una giornata particolare, l'Europa riceve il premio Nobel per la pace ad Oslo e quindi una coincidenza, diciamo, felice. Ma una coincidenza felice, e naturalmente dico le strade un po' della provvidenza, si dice da un lato, ma diciamo delle coincidenze, diciamo, nel senso pieno del termine, sono veramente tante. Quando abbiamo proposto alla dottoressa Gianna Prapotnik e al dottor Raffaele Zarbo, il provveditore, diciamo, agli studi di Agrigento, di venire qua, non pensavamo certo di fare coincidere tutto questo, però diciamo sta coincidendo e quindi, diciamo, siamo in perfetto tema. Un Nobel per la pace dato all'Unione Europea vuol dire un Nobel dato a quest'idea forte di condivisione ed anche, io direi, di proposizione di un avvenire migliore per le generazioni future. Oggi si presenta il PON a scuola, una ultradecennale esperienza di progettazione in quello che sono le risorse europee per una cittadinanza, per una dimensione europea dell'educazione. Quanto è importante la progettazione delle scuole? Ma io credo che sia non solo importante ma anche fondamentale, se è vero che l'Europa, lo Stato italiano, ma la nostra terra agrigentina debba investire sui giovani, e quindi, come dire, è indispensabile un percorso che sia dall'Europa aiutato. Noi crediamo che le nostre generazioni devono essere cittadini dell'Europa e che quindi nei progetti e nei percorsi educativi e formativi l'intervento dei PON sia fondamentale, ripeto. A volte si grida quasi allo scandalo come se fossero soldi spesi inutilmente. Ah, se questi soldi potessero essere investiti per altre questioni, no. Quei soldi vanno spesi per i nostri ragazzi, perché i PON riescono a realizzare, grazie a dei progetti, una loro possibile, come posso dire, prospettiva di futuro, di insediamento anche in posti di lavoro, ma di conoscenza di lingue, di conoscenza di culture diverse, partendo da quella nostra che non dobbiamo mai perdere, che ci aiuta a transitarci nell'Europa. Io credo che la scuola abbia tanti obiettivi, e anche in Ravanusa, la scuola di Ravanusa, noi siamo qui per testimoniare come ufficio scolastico provinciale di Agrigento la nostra vicinanza a questo territorio. Credo che anche Ravanusa debba assolutamente, con questo lavoro didattico, dare una prova di testimonianza forte. Stamattina sono stati gli studenti delle classi prima, seconda D, seconda A e terza G ed E della scuola secondaria, preparati da Fifetta D'Angelo e Salvatore Seggio con la collaborazione di Mari Sargento, a proporre il recital alla più voci tra cittadinanza e integrazione, centrato sui valori di riferimento dell'azione progettuale della scuola. Tutta l'attività viene finanziata nell'ambito del PON Obiettivo Azione L1.